Ed eccoci qui, bentrovati cari videospettatori in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto particolare anche a chi sta seguendo questo video su YouTube. E invito loro, come sempre, a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle 15 alle 21, ragazzi. Quindi. In realtà no, dalle 17 alle 21, però. Però, è un dettaglio. Oggi sono le 15, quindi. Però non resteremo fino alle 21. Vabbè. E dettagli anche questo, dettagli anche questo. Come state, ragazzi? Come state? Come state? Come state? Come state? Come state? Come state? Oggi iniziamo questo nuovo gioco che non si legge nemmeno il titolo. Però è quello il gioco, ve lo posso assicurare. A Memoir Blue. E che dobbiamo fare? Tutto bene, Tris, tutto bene. Come stai tu? Hai mangiato tutto? Non credo, dubito. Forse l'audio è troppo alto. Postazioni audio. Dovrebbe andare bene così, no? Ciao Pimpi. A posto ho mangiato tutto. Ho i miei dubbi, ho i miei dubbi. Ho i miei immensissimi dubbi. Immensissimi, immensissimissimi dubbi. Sì, è questo, Pimp, è questo. Allora, iniziamo, ragazzi. Che. Oh. Ah, devo abbassare. Ottimo. Ottimo. Forse un po' troppo basso. Vediamo come va. Ah, faccio pure le foto. Ok, quindi faccio. Cioè, questa è diventata cieca. È impossibile. È impossibile. Ancora. No, è finito, cazzo. Ah, è lei? Quando era giovane? Probabilmente. E ti addormenti così sul divano? Cioè, togli la borsa e stenditi almeno, no? Dobbiamo fare? Non facciamo niente. Allora, prima cosa mi faccio i fatti subito di foto. Ah, questo posso. Le foto non le posso vedere, quelle già fatte. Chiamate. E che sono? Perché questi simboli? È lo stesso numero. Ma che roba è? Ma di nuovo i simboli che non capiamo. Di nuovo.
Sì, i simboli che non capiamo di nuovo. Ah, qua sempre il ghiaccio lo butto giù. Abbiamo dei problemi se dal ghiaccio esce un pesce. Presumo. Presumo, eh. Cioè, giustamente ogni pezzo di ghiaccio esce un pezzo. Oh. Li posso anche far scappare. Ah no, mi seguono. Cioè, mi seguono dove clicco? No. Vabbè, siamo il terzo. Lo potevo uccidere però, cavolo. Sempre problemi, solo cose strane. Esattamente. Cioè. Ma quanto tempo è passato? Scusami, in 5 secondi è passato questo tempo. E i pesci? Ma poveri pesci in un bicchiere. Ma non ce l'ho messi io. Sono loro che sono usciti. Stavano in un pezzo di ghiaccio. Il bicchiere è un po' più largo, però pensandoci. Ok, però voglio fare una cosa, ragazzi, aumento un po' il volume perché effettivamente ho esagerato. La cassetta non c'è niente, avanti e indietro non ci fa niente, chiudiamo questo. Ok. Questo non ci fa fare niente, solo qua dobbiamo girare. Ma è un divano quello. Volume sta a manetta. Ma che? Il sole non c'è mai, il sole. Non so, siete voi esperti di queste radio, eh? Cioè, non so che cosa c'era, come funzionavano prima. Ai vostri tempi si usavano queste radio. Esce l'acqua da sotto la radio. Secondo me non è un buon segno. Ah, sott'acqua oppure che. Tempesta, vai, continuiamo con le tempeste. Giostre. Delfini appesi, via. Ne facciamo gli alternativi. Ecco. Onde sonore, vedi tutte le immagini disponibili nella radio. Grande, ho sboccato anche io mentre perché mi sono messo a fare il coglione con la radio. Ottimo. No, non mi faceva muovere niente.
posso fare niente. Se ti trovo posso fare grigiare la gru. Al tramonto illumina la gru e il manifesto. Mamma mia, che ho fatto. Sto sbloccando le peggio cose. Quindi anche questo si illumina? No. La domanda è, devo cliccare sul sole? E questo solo mentre cazzeggi? No, sono cose pensate, studiate, cioè. Non serviranno a niente, sono anch'io mentre. Giusto per vedere quanto sei coglione. Ah, posso spostare. Ah, ok, questo è tipo la sera. No, no! Risali, sono! Volevo provare prima in alto. Ecco, stiamo morendo. A parte questo, vediamo un po' che possiamo spostare. Possiamo spostare questo, non possiamo fare niente. Qua non possiamo fare niente. Questo possiamo muovere, ma manco più di tanto. Diciamo che questa già mostra i primi sintomi che c'è qualcosa che non va. Ma giusto qualcosa, non proprio tutto. Sì, ma anche se avessi fatto allagare la casa effettivamente perché non ho chiuso la radio. Cioè, non puoi arrivare a queste condizioni, dai. Presumo. La radio spacca tutto. Ok, confermo che ci sono abbastanza problemi, per non dire molti. Ah, qua hanno litigato, sgamato. È rimasto solo lei. Scappa via con la figlia.
Sono i simboli. Sì, sono monete, devo buttarla dentro, voglio vedere prima cosa che fa. Per poco. L'unico che sono uguali sono questi. Ok, prendiamo sta moneta. Come gliene infilo là dentro? Ah, va da solo, ok. Questo che fa? Nulla. Questo che fa? Nulla. Questo che fa? Nulla. Posso scegliere. Bambino o adulto? Bambino o adulto? Questo che fa? Niente. Adulto, ma sei sicura? Guarda che è una scelta che può cambiare tutto il mondo. Può cambiare veramente tutto. Cioè, ti senti pronta per affrontare una decisione del genere? Che può cambiare tutto. Cioè, tutto. Può cambiare tutto il mondo, cioè tramite questa scelta sappi che tutto quello che succederà da questo momento in poi sarà colpa tua. Io direi bambino sempre, pure lei, cioè bambino sempre, cioè. Che devo fare? Devo lanciare la moneta? Cazzo, non ce l'ho la moneta. E se ne prendessi due? Infatti. Grandissimo. Grandissimo. Uno lo infiliamo qua dentro e un altro lo infiliamo qua dentro. Grandissimi. Adesso potevo fare il bigliettaio. Stiamo piangendo. Buttiamo lacrime che non ci fosse un domani, bagniamo tutto. Continuiamo a piangere qua. Vai, vai, piangiamo sempre. Non posso piangere più. Eccoli i pesci. Ma scusa, ma stanno sul treno, come escono questi pesci? Cioè, se li immaginano?
Dove devo mirare per farlo cammino? Ah, ok, ho capito. Oh, devo trascinare. Vai! Vai! Il treno che ha spinta, questo è. Sempre collegato ai vari problemi. Ma se voi avete problemi è normale che vado a scegliere giochi che hanno problemi. È normale. Spero che queste canzoni non... Siamo sott'acqua sempre. O il treno sott'acqua, ok. E perché siamo da soli? Domanda. La bambina dove è andata? Solo noi, tu no, io no, cioè io assolutamente no, questo è poco ma sicuro. Vedi, là stanno le impronte. Ah, siamo pure... giustamente, nuotiamo, giustamente. Siamo da soli perché sei antipatico. Ah, ok. E questo, su questo non c'era alcun dubbio. Ma il problema è che la bambina, cioè, non è che se ne può andare. Ah, facciamoci il tuffo in mare da dentro il treno che sta in acqua. Ok. Questo mo' ci svegliamo sul divano in camera da, in dove stavamo, in soggiorno. Dopo aver fatto tutto sto trip mentale. Adesso sto andando a suonare, dai, fammi suonare con le meduse. Non so manco meduse, funghi. Ma questa è Subnautica, Subnautica, precisamente. Ma Subnautica è molto meglio. Cioè si è sgranchite anche le braccia come se fosse non in acqua. Vabbè. Vabbè, la fai semplice te. Sei proprio veloce come un pesce. Bene. Che roba è? Ok, siamo sotto l'acqua, quindi non stiamo in acqua. Ok. Butta tutto giù, fa cadere in acqua le tavole di legno. Ma perché non devono cadere, scusate? Ok, ho capito che devo fare. Meglio in acqua. E ora? Subito me ne dà un'altra. Che geni. Che geni. Vai. Oh cazzo. Questo dove va ora? Ah, ok. Altra biglietteria? Camminiamo addirittura su dei cosi messi così al volo.
affittiamo la nave. Soldi con i pesci, i soldi del Monopoli. Glieli diamo? Non glieli voglio dare. Non glieli voglio dare. Non glieli voglio. No, 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 no. Non volevo. Quelli erano i nostri ultimi risparmi. Erano i nostri unici ultimi risparmi. Sì, ma non sto capendo, questo in passato l'abbiamo fatto e quindi lo stiamo rifacendo adesso? O siamo la figlia? Bella domanda, bella domanda. Essere o non essere, questo è il problema. Questo è il fottuto problema. Allora, abbiamo le chiavi, cioè giustamente non abbiamo, cioè proprio che ce la danno la nave, ok. Ok, quindi le chiavi vanno là. Il timone non possiamo muovere niente però. Forza la chiave. Ok, abbiamo tre pulsanti. Questo non me lo fa alzare. Altro archivio. Ascolta la musica attraverso il microfono. Ma perché lo posi? Accendiamo i fari, poi li spegniamo. Abbiamo acceso. Però prendiamo ancora la musica. Vabbè, niente. Cioè, no, questa è una macchina, non è una nave. Che roba era? Una Jeep sembrava. Ok, stiamo mirando l'albero. Questa è la cartina. E stiamo andando verso l'albero, ovviamente. Che sono sti cosi? Miravin Tunic, qui sarai sulla rotta dell'albero. Pesci, squalo, pesciolini. Fai il giro intorno alla boa così a sfregio, a sfregio. Un'altra boa. Anche questo gli passa intorno, ragazzi. Qua ce n'è, come non ce n'è, ce n'è. Siamo bloccati. Altra boa.
Esattamente, trova tutte le boe, infatti. Trova tutti i segreti che galleggiano in mappa. Grandissimi, ma che geni che siamo, che geni. Vai qua, dai. Che famo? Sposta le foglie, agli ordini, comandi Tris, comandi. Sto muovendo, dovrebbe attivarsi, no? No. Vabbè. Vabbè. C'è un disegno. Un'altra nave. Che devo fare? Ah, ok, la dovevo prendere, pensavo la dovevo spostare. Vabbè, questo siamo sul treno. No, nel senso che li stavo prendendo, soltanto che non, cioè ci dovevo cliccare per farmeli dare in mano, non capivo. Pensavo che dovessi trascinare.
proprio lo controlliamo proprio il pesce. No, perché si è preso quello? Perché? Perché? Si è fottuto il foglio. Cioè, è il libro del manuale di Tunic, quello era. Tra l'altro lo stavo controllando io, poi all'improvviso ha deciso di fottersi il foglio e scappare. Non ci si può fidare manco più dei pesci, oh, manco più dei pesci. Ma comunque noi abbiamo le branchie, perché sennò non si spiega. Cioè, come facciamo a sottostare sott'acqua? Attivo la girandola, altro achievement, ragazzi, li facciamo tutti questi achievement. Tutti li facciamo ora, tutti. Vediamo tutti che ci aspettano. Così è spento e così è acceso. Questo invece? Che devo fare qua? Non capisco. E voilà! Entra, cioè, capito? Entra. Ah. Non ha molto senso. Allora, qua che dobbiamo fare? Ok. No, in realtà... Ah, ok, devo dipingere, mi sa. Accendiamo pure questo, vediamo se ci dà qualcosa. No, ci dà niente. Ah, questo sì. Ah, questo si cambia. Questo invece no. Ok, non possiamo neanche più tornare indietro a questo. Ciao Umbe, come va Umbe? Tutto bene? E ovviamente la gravità ci permette di fare questo. Ma fanno impressione così, eh? Devo dire la verità. Devo dire la verità. Canestro e altro achievement, fai cadere gli ombrelli nella scatola, mamma mia. Questo che cazzo? Aspetta, aspetta. Questo non lo posso muovere, no. Questo lo posso muovere, però.
Ma fanno sempre impressione a quell'ombrello che sembra tipo una spada. Ora sembra che ci abbia la testa gigante la mamma. Ma è un dettaglio, un dettaglio, un dettaglio. Qua ci abbiamo qua, qua ci abbiamo qua, qua ci abbiamo qua, ok. Ascensore. Ma siamo entrati? Siamo più veloci della luce. Cioè, da dentro al pacco è uscito l'armadio. Ok. Ciao, nano volante, buonasera. Altro pacco. È stata la sedia, grande quanto l'armadio. Il pacchettino più piccolo è il tavolino. E come invece non è arrivato il pacco. Invece questo che cavolo è? Che devo fare? Ah, questo è il nastro isolante, ok. Quanto è figo, basta che tocco il cartone, lo scatolone. Esce la roba e si posiziona automaticamente. Che figata, magari funzionasse così. Vai, vai. Vai, amico, vai. No, abbiamo finito già. Ancora peggio. Ora sembra che ci abbia una testa nel petto che esce fuori. Due teste. Allora, che possiamo fare qua? Allucinogeno, allucinogeno, questi si drogano. Tunica almeno aveva un senso per la loro drogatura, ma qua non c'è proprio il senso. Voglia di leggere? In che senso voglia di leggere? Ok, devo mettere tutti come questi, quindi facciamo così. Niente. Ho allineato a questi dietro, praticamente.
Un giorno arriverà. Non è questo il giorno. Nada, nada, nada. E vai, ho vinto! Si è spento tutto. Altri pesci, molti altri pesci. Che bello, che bello. Siamo entrati nella TV. Siamo la nuova Samara. Sì, un beh sì. Quindi è palese che si droghino. Quella lì The Ring, Pimpi. Quella che usciva dalla TV. Tutti i giochi strani. Sì, raccontano praticamente delle storie. Solo che dovrebbe avere un senso. Però finora non tantissimo. Non tantissimo. Allora, abbiamo le impronte di questa, ma non ci interessa per il momento. Se posso cliccare qualche altra cosa. Questo posso cliccare. Buttiamolo giù. Buttiamolo giù. Il mio amico Flipper gioca con i modellini dei delfini. Grandissimo. Ah, ma viene dove porto io? Venite qua, va. No, non fai male. Anzi, no, è qua dietro, non ci posso andare qua dietro. Eccoci qua. No, devi fare il giro che ti ho fatto fare io. Ma che è sta storia? Ma io non lo so, eh. Io non lo so, eh. Non lo so, perdo pure tempo a farti andare dove voglio io che tu vada, invece. Mi blocchi proprio le idee, la fantasia. Brutta persona, bruttissima, non mi ascolta. Ah,
Ormai è diventato tipo l'uccellino che ti porti appresso. Invece questo c'è il pesce. Vabbè. Facevi fare troppi giri, ma certo devi fare troppi giri, scusami, che se no che senso c'ha? Cioè, se no non mi dava il controllo a me se non voleva che se facessi troppi giri. Cioè. Penso, presumo. Le ottimizza il tempo, ma quando mai. Ok, questa scatola immensa che cosa è? Acquario? Sfida l'ultimo sangue. Tra i pesci di sinistra contro quelli di destra. Scappano tutti però. Hanno visto la bambina, hanno avuto paura. E sono scappati tutti. Giustamente, aggiungo. E ormai il pesciolino è diventata Trilli Campanellino. Ah, addirittura i fulmini in acqua, ragazzi. O meglio, non in acqua, proprio sul fondo del mare. Mica un orco. E che ci azzecca? Chissà. Comunque sono flashati fortemente. Che scappano i pesci per la bambina. Certo, se no che senso c'ha, scusami. Se no mica scappavano. Mica scappavano. Devo spostare le piante, ma non le voglio spostare quelle. Vediamo un po'. Vediamo se scopriamo qualche altra cosa. Abbiamo fatto tutto sto casino. Tanto dice qualcosa, soltanto non riesco a capire cosa, visto che c'è pure il fulmine. Cioè, noi possiamo passare ovunque, però questa non si muove, non si muove perché ci sta questa pianta avanti. Cioè, potrebbe andare ovunque, potrebbe addirittura attraversarla, visto che c'è lo spazio, no? E sta in acqua. Invece no, devo toglierla. La sposto un po', la sposto un altro po'. No! No! No, povera pianta. Ok, ecco che è triste. Cazzo. Si è incazzata. Oh, piange quest'altro. I bambini d'oggi che piangono sempre. Ok, questo noi siamo il nostro primo posto, è questo. Voglio metterla qua sopra. Si pesci qua a terra? Non sto facendo niente. Sì, credo che i disegni siano i ricordi. La cosa figa che ho letto al volo è che praticamente questi disegni sono fatti a mano, cioè tutto disegnato a mano. Vabbè, mettiamola dove vuole lui. Addirittura si gonfiano i palloni sott'acqua. Ok, no, voglio metterlo dall'altro lato. Ah, perché sono le medaglie. Bronzo, argento e oro. Oro, oro, oro.
voglio mettere qua. Infatti questo è argento, è palesemente argento. Ah no, pure questo è diventato argento. Sui bianchi. La bambina vince! L'avevamo messa soddisfatta con l'orologio. Gli fa la foto. Stai ferma. Ecco. Quali sono? Cazzo. Cazzo. Cazzo, è finito il mio tempo. Ora devo sparire. Non mi rivedrai mai più. Addio. Il mio compito è compiuto. Come corre? Ci sono sempre queste piante che ci ostacolano. Queste piante stanno contro di noi. Sarà il cattivo di turno, le piante. Oh, addirittura il cancello dobbiamo smontare qua. Ora possiamo passare. Perché devo smontare pure l'altro se non passi? Perché? Un altro AC. Non so come si scrive. Purifica tutto. Abbiamo usato Rigard. Ma Achievement. Eh no, non l'ho fatto un altro, mi pare, no. Ormai mi arrivano pure le notifiche sul cellulare quando faccio Achievement su Xbox. Arriverà con i palloncini. Ci stiamo facendo la doccia praticamente. Questo dovrebbe essere il vetro della doccia. Ok, e improvvisamente diventa grande. Improvvisamente così. Bastava una doccia per farla crescere. Ci troviamo qui. Ok, smontiamo il tutto, ragazzi, si smonta, si smobilita tutto. Si smobilita tutto. Sei innaffi, succede. Dipende con che tipo di piante te la fai nella volante. Abbiamo vinto, ma siamo soli. Eccola qui invece, magia. La mamma è di nuovo qui. Dopo anni e anni, visto che lei è diventata grande, torna dopo anni e anni. Abbiamo il cavo della banca. Ah, ok, ora si ragiona che dobbiamo iniziare a fare le rapine. Pesci. Posso fare niente. Proprio dalle radici le togliamo queste piante. C'è un altro palco.
Scendono i faretti così all'improvviso, ma va bene. Mettiamo questo qua, mettiamo questo qua. Ok. Vai. È fantastica storia la vita. Grazie, grazie. Grazie, grazie, ma non dovete, grazie, grazie. Addirittura abbiamo quattro mani che dobbiamo recuperare il tempo perso. Ma che fa? Si incazza. Perché si è incazzato? Butta a terra subito la roba. Quindi devo spaccare la roba. Fantastico. Qua che c'è? Spacchiamo tutto. Spacchiamo tutto. Butta anche la sedia a terra. Sempre con la medaglia al collo. Sempre con la medaglia al collo. La radio ti cerca. Se guarderai questo video, entro 7 giorni morirai. Con la radio invece diceva: se sentirai quest'audio, dopo 7 giorni morirai. E si apre la porta automaticamente. E si richiude automaticamente. Abbiamo lasciato qua il manuale di istruzione di Tunic. Ok. Infatti le scritte sono le stesse. Quindi ecco la nascosta, la radio, la cassetta, ora ce l'abbiamo. Filiamo dentro, chiudi, il volume sta al massimo. Bello. E questa è la prima pagina. Dimmi un secondo.
Rieccoci, rieccoci. Allora, questo lo mettiamo qua sopra, lo apriamo e magicamente facciamo uscire matita, penna e gomma. Non possiamo rubare niente da questi. Vediamo, che stiamo studiando. La fisarmonica sembra. Apriamo. Non ci stanno le merendine, cazzo. Praticamente sei andato a prenderti qualcosa da mangiare. No, in realtà ho preso l'acqua. C'ho sete. Piscina. Che devo... Ah, mi muovo. Che devo fare? Ah, ok. Ci tuffiamo. Che velocità, mamma, che velocità. Ma l'acqua diventa nera. Ma l'acqua è sporca. Ecco. Ma noi nuotiamo lo stesso. Non curante del pericolo. Andiamo comunque avanti. Che dobbiamo? Oh, siamo qua. L'acqua limpida ora. No, diventa di nuovo nera. Diventa di nuovo nera. Ma stavolta siamo vicino al muretto, ce ne frega. E vai. Sta crollando il mondo. Sparisce tutto. Siamo finiti nel nulla assoluto, nel nulla cosmico. E si accende una luce proprio su di noi. Ci siamo accorti che siamo sott'acqua. O forse no. E quanti premi! Questa è la sala trofea della Juve, con tutte Champions League. Oh cazzo, ancora altri ne arrivano. Vediamo che possiamo fare. Non fa niente. Dobbiamo crollare tutto. Ci coprono, ci coprono. No, invece no. Invece no. E ora siamo sulla neve. O sulla sabbia, sott'acqua. E il pesciolino rosa che ormai diventa il nostro migliore amico. Ci guarda. E pensa, ma che cazzo sta facendo questo? Eccolo lì l'altro, l'amico. L'amico Frizzi. Ma così nacque l'amore tra i pesci. E vissero felici e contenti in bocca a qualche squalo. Che è sola. Ha vinto 1500.000 trofei, ma è sola. Che cazzo? Per dire squalo, poteva essere qualche altro pesce. L'importante è morire.
Non è tanto il pesce che ti mangia. Eccoli là. Sei un pessimo sceneggiatore. Io sono pessimo e basta, mica sono sceneggiatore. In generale, cioè senza distinzione alcuna. Posto di merda. O mi inquinano l'ambiente circostante mettendo delle giostre qua dietro, dai. Addirittura spostano pure i fondali marini per rendere accessibile questa cosa. Voglio capire la corrente qua sotto come l'hanno portato. Con le batterie. Potrebbero vivere felici e contenti. Certo, ma vivranno felici e contenti in bocca a qualche altro pesce. Questo ha detto dobbiamo fare il puzzle. Empire and puzzle. No, insomma, adesso parte. Manco qua questo. Ma io lo posso girare sto coso? Non lo posso girare. Quindi ci va in automatico, ok. Sì, ho bisogno d'aiuto per fare i puzzles. Cambiamo. Vedi, vedi. Nacque un amore tra i pesci. Ah, questo è sempre a spinta, giustamente. Abbiamo la corrente per illuminarlo, ma non abbiamo la corrente per farlo girare. Per fare le puzze. Ah, vuoi darmi aiuto per farmi fare le puzze? Contenta te. Siamo tornati bambine. Come ha fatto a finire la lacrima sulla spalla? In che posizione strana si è messa? Quanto è lontano? Ce l'ha fatta dopo secoli e secoli, ce l'ha fatta. È fioriscono addirittura anche i fiori sottomarini. Ma ci vedono? Ci vedono? La bambina è sparita. Che schifo. Che schifo. È uscita roba dalla bocca, che schifo. Ancora, insiste. E ci trasformiamo anche noi in disegno, finalmente. Scompare, ovviamente, si dissolve e addirittura cadiamo giù.
il pesce ci porta la lettera. Sei stata invitata, c'è posta per te. Allora ora è tutto più chiaro. Ora è tutto più chiaro. Come cioè? È tutto più chiaro ora, la droga fa male. Che novità, Pimpi, che novità. Che novità, Pimpi. No, questa è la conferma che tali parole non sono buttate lì a caso, quando si dice la droga fa male. Effettivamente fa male. Cioè, abbiamo sbloccato l'achievement completa l'intero percorso. Quindi vuol dire che il gioco già è finito. Cioè, queste quattro si muovono insieme. Oh, più qua, più là. Queste altre quattro, ovviamente, su cinque. Togliamole davanti, vediamo le foto, bellissime queste foto, chissà chi ce le ha scattate, ma va bene. Oh cazzo. Prendesi tu, non attacca. No, ma su serio già è finito. Ma che cazzo è? Abbiamo anche un'ora e mezza, ma su serio? Lucy Turner. Ashley Caballero, Caballero. Vanessa, qua ci avviciniamo. Regina Tanumbrata. Infatti, un'ora di gioco proprio è stata. Ah, ci stanno addirittura pure le... Ah, beh, sono canzoni originali scritte. Vabbè. Non sono nemmeno riuscito ad iniziare a gustarmelo. Ah, perché te lo devi pure gustare? Friends, family and you. Grazie, grazie, grazie. Annapurna Interactive. Lisa Aquilino. Cosimo Galluzzi. Ah, tan bella. No, ho già finito gli attacchi io.
Aspetta, fammi venire a vedere qua se c'è qualche altra cosa da poter fare, se no dobbiamo cambiare gioco. Infatti è completo perché tutti i pezzi stanno qua. Ottimo. Quindi io se faccio così ora iniziamo da capo. Vediamo. Te l'hai iniziato così? No, questa è la fine. Perché ci fa fare sta cosa? Non ho capito. Perché cioè, continua dall'ultima volta, quindi. Continua dall'ultimo pezzo, eh. Vabbè, ragazzi, è finito questo meraviglioso spumeggiante e sfavillante gioco. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle 17 alle 21, ragazzi. Dalle 17 alle 21, quindi seguiteci che siamo sempre, sempre qui.